Malori tra i pensionati in coda all'ufficio postale per assalto a portavalori, terrore a Barletta per l'assalto ad un portavalori da parte di alcuni banditi. Stando a quanto scritto dal sito Repubblica, l'episodio verificatosi nella mattinata di mercoledì 2 novembre ha creato panico e provocato anche alcuni malori. I malviventi, che sarebbero stati almeno in quattro ad agire, hanno iniziato ad operare bruciando innanzitutto un'automobile che era stata posizionata di traverso in strada. Poi è avvenuto l'assalto vero e proprio nei pressi di un ufficio postale, dove c'erano molte persone ad attendere soprattutto la pensione. Il fatto si è registrato proprio nel centro di Barletta, in via Canne. L'assalto al portavalori ha avuto luogo, quando erano passate da poco le 9. Ad indagare sull'accaduto è la polizia, che è ora sulle tracce dei malfattori, che sono